Siamo vicino a Orsa Maggiore, la barca a vela della Marina Militare Italiana che tra poco ospiterà la nostra troupe in questa seconda giornata di regate e potremo quindi vedere, seguire da vicino le performance degli allievi che sono qui a bordo di questa barca a vela sotto la guida del comandante catalano e seguiremo passo passo tutta la loro regata fino al rientro a banchina Caboto. Siamo qui col comandante Diego Catalano dell'Orsa Maggiore, oggi siamo stati ospiti sulla sua barca con i nostri cameraman in questa seconda giornata di regate alla 12ª edizione delle grandi vele e vele d'epoca qui nel Golfo di Gaeta. Mi sembra che oggi sia andata bene la regata per Orsa Maggiore. Sì, bene, bene, le condizioni di vento erano ideali per la tipologia di barca, una signora nave di quasi 29 metri e 80 tonnellate, che è riuscita a dire la sua con un passo di tutto riguardo. Poi il Golfo di Gaeta ci accoglie sempre con un vento adeguato, con uno scenario meraviglioso, insomma una giornata di mare assolutamente piacevole. Orsa Maggiore è la barca a vela più grande di quelle a disposizione della flotta della Marina Militare Italiana. Voi, oltre a partecipare a regate e a manifestazioni come le vele d'epoca, siete anche la barca di rappresentanza della Marina Italiana, non solo in Italia ma soprattutto all'estero. Sì, una barca oceanica che è stata pensata per portare la bandiera fuori dal Mare Nostrum e quindi per rappresentare il paese nelle parti più lontane. Ricordo che questa barca ha fatto 2 volte il giro del mondo, ha fatto sventolare il tricolore a Tokyo, lo ha portato in giro per regate prestigiosissime tipo la Sydney Hobart, quindi una barca pensata apposta per fare in modo che il tricolore possa essere benvenuto praticamente ovunque nel mondo.